codice rosso, io posso solo dire che abbiamo avuto un incremento tra il 2022 e il 2023 di un 70-80% di notizie di reato, non tutte sfocianti in processo, ma un buon 40-50% diventano poi una vicenda processuale a pieno titolo. Soluzioni concrete, l'apertura di questo luogo è la testimonianza che si fa qualche cosa di concreto. D'altronde, come lei ha detto, purtroppo il fenomeno della violenza di genere è in ascesa. È in ascesa e anche piuttosto preoccupante. Noi come stiamo operando sul territorio? Con dei provvedimenti che cercano di essere sempre più incisivi nei confronti degli autori di queste violenze. In realtà bisogna anche tentare un recupero, perché qui è una questione sociale, bisogna lavorare nelle scuole, bisogna lavorare nelle famiglie, non si risolve il problema solo con azioni incisive. L'iniziativa è molto meritoria, va dato atto dell'impegno dell'Associazione Nazionale Magistrati di Cassino, che si è resa artefice di questa bella iniziativa. Avevamo bisogno dell'aula protetta qui in tribunale, abbiamo tutti contribuiti ai lavori necessari e quindi questo fa onore alla magistratura di Cassino. E fa piacere che il mio pensionamento coincida con questo evento. Si lascia un messaggio di serenità, di tranquillità e di efficienza che spero possa proseguire nel corso di questi mesi sino all'arrivo del nuovo procuratore. Purtroppo i reati che vedono protagonisti i bambini, i minori, sono cresciuti in maniera esponenziale e quindi anche l'approccio che la macchina della giustizia deve avere deve essere più professionale, quindi non solo l'ausilio di esperti sempre più specializzati, psicologi, pedagogisti, avvocati che si specializzano in questa materia, ma anche gli ambienti in cui poi vengono trattati queste cose hanno la loro importanza. L'inaugurazione è un momento importantissimo perché testimonia l'attenzione che viene data all'ascolto delle donne vittime di violenza e quindi la necessità di tutelarle al 100%, soprattutto in quei momenti così delicati che riguardano appunto l'ascolto e il dover raccontare nuovamente gli episodi di violenza e maltrattamento. Quindi possiamo solo fare un plauso a questa attenzione e augurarci che la collaborazione prosegua nel migliore dei modi.